Buonasera a tutti e sia lodato Gesù Cristo e ben ritrovati. Ecco, credo che Carlo abbia identificato in maniera precisa il motivo per cui facciamo questi incontri post consacrazione. Mi pare che sia già più o meno il terzo anno che facciamo, mi pare, sì, questi incontri post consacrazione. Li facciamo da gennaio ad aprile, perché poi io devo cominciare con le preparazioni di consacrazione per Pentecoste, quindi non ho più il tempo di fare questo incontro mensile. Comunque, insomma, ecco, approfittiamo di quello che possiamo fare e naturalmente poi, come ha detto giustamente Carlo, per chi desidera un cammino di formazione e di approfondimento, il movimento propone un'infinità di cose. Mi veniva in mente, a proposito dei consacrati che poi si consacrano e poi non li vedi più, mi veniva in mente che se tutti coloro che sono stati qui in questa chiesa, in questa cappella, a fare la consacrazione a Maria, ci fossero tutti, non basterebbe non solo questa, ma neanche la chiesa di sopra. Ci vorrebbe la cattedrale di Padova, probabilmente, per tutti quelli che hanno fatto la consacrazione. Però, ecco, noi speriamo sempre, vediamo il bicchiere mezzo pieno e vogliamo sperare e credere che queste persone comunque abbiano continuato un cammino da qualche altra parte o in qualche altro modo. Anche perché, se no, mi stupirei moltissimo del fatto che il giorno della consacrazione, sia esso l'8 dicembre o sia esso il giorno di Pentecoste, te vedi la gente, Carlo ha detto 10 centimetri da terra, io dico di più, volano le persone quel giorno, e poi se poi tutto passa dopo 5 giorni, 6 giorni, un mese, perché oggi ne abbiamo 7, no, la consacrazione è stata fatta l'8 dicembre, quindi è un mese, e tutto è finito, beh, allora vuol dire che sono fuochi di paglia, come si suol dire, no, che durano molto poco. Va bene, detto questo, allora quale argomento io ho scelto? Diceva Carlo, sì, non ci viene detto prima l'argomento perché Mirko li sceglie e li propone un po' a sorpresa. A dire la verità è che anch'io stesso scelgo l'argomento un giorno, due giorni prima di venire qua, avete capito? Cioè non so neanche io di cosa parlo un mese prima, lo so nel momento, anche perché diciamo così aspetto sempre, chiamiamolo, qualche segno dal cielo che mi dica di cosa devo parlare, insomma, no? Ecco, allora praticamente il segno che io ho avuto per parlare dell'argomento di questa sera, per l'argomento di questa sera, praticamente è venuto il 1° gennaio. Il 1° gennaio, sapete che non solo è Capodanno, è anche l'ottava di Natale e praticamente la Chiesa celebra Maria, Madre di Dio. E allora mi sono detto, noi siamo consacrati alla Madonna. Per essere consacrati alla Madonna e poter vivere la consacrazione a Maria, credo che la cosa più importante sia conoscere il più possibile la Madonna, vi pare? Perché se non conosciamo la Madonna, come facciamo a vivere la consacrazione al suo cuore immacolato? Se la consacrazione come tale è imitare Maria e cercare di fare il cammino che ha fatto lei, beh, a maggior ragione, le verità che la Chiesa ci insegna su Maria, noi le dobbiamo conoscere. E allora mi è venuto in mente, considerando Maria Madre di Dio, che questo titolo è in fondo un dogma mariano. Ma allora mi è venuto in mente, i dogmi mariani, le persone, li conoscono o non li conoscono? I cristiani, i consacrati a Maria, conoscono i dogmi mariani? Conoscono quanti sono? Conoscono quali sono? E conoscono soprattutto che significato hanno? E allora a questo punto mi è venuto in mente di parlare di questo stasera. Allora potrei cominciare subito con la domanda. Quanti sono i dogmi mariani? Questo qua davanti, il signor qua davanti mi ha già detto la risposta giusta, però non so perché non l'ha detto a voce, l'ha fatto solo a segno. Eccoli là, sono 4 i dogmi mariani, 4 sono i dogmi mariani. Allora, quali sono i dogmi mariani, i 4 dogmi mariani? Allora andiamo un po' con ordine. L'Immacolata Concezione, Maria Madre di Dio, Maria sempre vergine, prima, durante e dopo il parto, Maria assunta in cielo in anima e corpo. Questi sono i 4 dogmi mariani. Però cosa vuol dire dogma mariano? Cosa vuol dire dogma? Il dogma in un certo senso è una verità che la Chiesa ha sottolineato. Una verità che non solo la Chiesa ci invita a credere, ma l'ha sottolineata per dire non potete non credere a questa verità. Quindi quando il Papa proclama un dogma,
ovviamente in comunione con tutti i vescovi della Chiesa Cattolica, sta dicendo: guardate che questa verità di fede va creduta e non si può essere cattolici se non si crede a questa verità di fede solennemente proclamata dalla Chiesa. Naturalmente però faccio anche un'altra precisazione. Non è che l'Immacolata Concezione della Madonna, ad esempio, si è cominciata a crederla l'8 dicembre 1854, quando Pio IX ha proclamato il dogma. Non è che l'Assunzione in anima e corpo di Maria si è cominciata a credere il 1 novembre 1950, quando Pio XII proclamò ufficialmente il dogma. Ma in realtà la Chiesa ha sempre creduto a queste verità, ma per motivi, diciamo così, anche storici, di contingenza storica, o per una certa teologia ed una certa filosofia che cominciavano a mettere in dubbio certe verità, ecco che la Chiesa, il Papa in comunione con tutti i vescovi, ha sentito l'obbligo, su Vox Populi, che poi è Vox Dei, di proclamare, di mettere il timbro su una determinata verità. E questo è il dogma di fede. Allora, naturalmente, però, c'è anche un'altra cosa da dire, che non è che la Chiesa proclama un dogma così perché se l'ha inventato lei o perché per sentimentalismo, per emotività e che so io. No, la Chiesa basa i dogmi sempre sulla Sacra Scrittura, sempre su una tradizione della Chiesa. La Chiesa non si inventa niente di nuovo che non sia basato su Scrittura e tradizione. Ove per tradizione non si intende la tradizione tipo se fa la sagra parrocchiale, la tradizione se fa la sagra, come dire, un'abitudine, no? Tradizione nella Chiesa vuol dire un'altra cosa e deriva dal verbo latino tradere, cioè tramandare. Di generazione in generazione determinate verità sono state tramandate oralmente, verbalmente, eccetera, eccetera. Si sono cioè sempre credute generazione dopo generazione. Il deposito della nostra fede, dov'è che noi andiamo ad attingere per sapere quali sono le verità della nostra fede? Dalla scrittura, dalla tradizione nel senso che vi ho appena detto, e dal magistero solenne della Chiesa, cioè i papi con i vescovi in comunione con loro, vedi dogmi o altre verità di fede, che sono stati solennemente proclamati dalla Chiesa. Questo è il depositum fidei, il deposito della fede. Benissimo, allora visto che noi, fatte queste premesse, visto che noi il 1 gennaio abbiamo ricordato Maria, Madre di Dio, facciamoci la domanda. Partiamo da questo dogma di fede. Maria, Madre di Dio. Ma com'è possibile che Maria sia Madre di Dio? Dio ha madre, secondo voi? Può Dio aver madre? Dio che è eterno e onnipotente, che ha creato tutte le cose, può avere una madre? Può considerarsi Maria la madre dell'Eterno? Lei che non è, che è creatura, per quanto perfetta, ma creatura. Ma cosa vuol dire allora Maria, Madre di Dio? Perché la Chiesa ha proclamato questo dogma? Semplicemente per sottolineare la verità che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Per questo guardate che i dogmi mariani non hanno mai una finalità a se stessi, ma parlano sempre in fondo di Gesù Cristo. Siccome una delle eresie più antiche fu quella di pensare che Gesù Cristo poteva essere o soltanto Dio e aveva assunto l'apparenza di un uomo, ma l'apparenza non uomo vero, l'apparenza di un uomo, oppure più diffusamente Cristo era un uomo specialissimo, bellissimo, fortissimo, ma comunque uomo e non poteva essere Dio anche lui, perché un uomo non può essere Dio. Ecco che allora la Chiesa col Concilio di Nicea ha stabilito che in Cristo Gesù c'è una sola persona in due nature, avete capito? La natura umana e la natura divina. E da dove traeva la Chiesa questa realtà? Dal Vangelo di Giovanni. Il Verbo in principio era il Verbo, e il Verbo era Dio, e il Verbo era presso Dio. E versetto 14, e il Verbo si fece carne. Quindi il Verbo che era Dio si è fatto carne. Quindi Dio è diventato uomo, il vero Dio è diventato vero uomo e ha unito a sé
la natura divina e quella umana. Penso che nessuno abbia dubbi, no, che la nostra fede, che crediamo in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Bene, ma è vero Dio e vero uomo, quindi totalmente Dio e totalmente uomo messi insieme. Le due nature si sono fuse con l'incarnazione, si sono fuse in un'unica persona. Siccome però le madri, quando partoriscono un figlio, non partoriscono una natura, ma partoriscono una persona, siamo d'accordo che i nostri figli sono persone, no? Bene, allora Maria ha partorito una persona, non ha partorito un uomo, non ha partorito una natura, una delle due nature, no? Ha partorito Cristo Gesù, che è una persona ma con due nature, avete capito? Per cui, per il fatto che Cristo Gesù è vero uomo, è vero Dio, Maria è madre di Dio, avete capito? Non è la madre della Santissima Trinità, non può essere Maria madre della Santissima Trinità. Perché? Perché la Santissima Trinità è eterna. Maria è madre della seconda persona della Trinità, perché solo la seconda persona della Trinità ha assunto la nostra natura umana, è diventata carne, è diventato vero uomo. Quindi Maria è madre di Dio in relazione a Cristo. Siccome Cristo è Dio, allora Maria è madre di Dio. In questo senso, avete capito? Ed era un modo per sottolineare che cosa? Non solo la duplice natura di Gesù Cristo, ma che Gesù Cristo era vero Dio e vero uomo, come abbiamo detto finora. Che cosa può significare per noi questo dogma? Allora, io ho consacrato al cuore immacolato di Maria. Mia madre, Maria, è madre di Dio. Cosa può significare per me? Se Maria è madre di Dio, è chiaro che io invece non sono madre di Dio, ma sono figlio di Dio, sì o no? Sono stato adottato perché Gesù incarnato si è assunto la mia natura umana. Io sono figlio di Dio. E se sono figlio di Dio, mi devo comportare come figlio di Dio. Ecco cosa vuol dire questo dogma, mi richiama alla mia realtà di figlio di Dio. Io ho una madre che oltre alla madre di Cristo è diventata anche mia madre, ecco tua madre, è diventata mia madre, e questa madre di Dio vuol condurmi a Dio. Ma per condurmi a Dio, io devo essere per forza e comportarmi come figlio di Dio. E qual è la caratteristica del figlio di Dio? Come faccio io a dire sono figlio di Dio? Sì, sono stato battezzato, cresimato e tutto quello che volete. Ma figlio di Dio non si è in virtù di una carta d'identità. Figlio di Dio lo si è perché lo si diventa. Nel senso, lo sono ma lo devo anche diventare. Lo sono ma lo devo anche vivere, questa figliolanza con Dio. E per essere figlio di Dio è molto semplice. Devo ovviamente rinunciare alla triplice concupiscenza. Sapete che Giovanni ci dice che sono tre le concupiscenze. Sapete dirmi quali sono le tre concupiscenze di cui ci parla Giovanni, l'apostolo Giovanni? La concupiscenza della carne, la concupiscenza della vita, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Queste sono le tre concupiscenze di cui purtroppo la nostra natura danneggiata dal peccato originale è vittima. Per cui la nostra carne, che non vuol dire solo il sesso, perché di solito carne si intende sempre il sesso fa parte della carne, ma non è solo quello. Allora la mia carne, cioè la mia natura umana, tende sempre a soddisfare se stessa, concupiscenza della carne, tende sempre al piacere, tende sempre all'egoismo. La concupiscenza degli occhi, l'occhio che non vede secondo Dio, ma vede tutto ciò che mi sta attorno per motivi di sesso, di possesso e di successo, perché oggi come oggi lo sguardo del mondo in che prospettiva è? Basta che ci guardiamo attorno, tutto ruota intorno al sesso, al possesso e al successo. Allora l'occhio, che non è l'occhio della carne con cui vedo i colori eccetera eccetera, ma è il mio modo di rapportarmi, la relazione, ecco, quando le mie relazioni sono fatte per motivi di sesso, di possesso o di successo, sono meglio degli altri, è chiaro che io sono vittima della concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Superbia della vita che oggi è tanta, superbia della vita nel senso che l'uomo fa di se stesso Dio della sua vita.
Io decido cosa è bene e cosa è male. Io decido cosa è giusto e cosa è sbagliato. Io decido tutto. Io sono Dio della mia vita. E se posso, sono Dio anche degli altri. Ecco, queste sono le tre concupiscenze. Allora il vero figlio di Dio rinuncia, guidato da colei che è la madre di Dio, rinuncia a questa triplice concupiscenza. È la battaglia che dobbiamo fare ogni giorno, naturalmente. Bene. La maternità divina di Maria mi porta a capire anche il secondo dogma mariano, un dogma forse il più difficile da capire, forse dico. Maria sempre vergine, Maria sempre vergine. Cioè Maria è vergine prima del parto, resta vergine durante il parto ed è vergine anche dopo il parto. Come la mettiamo qua? Perché effettivamente, umanamente parlando, la cosa non è giustificabile, non si può spiegare la cosa. Allora, che la Madonna sia vergine prima del parto, credo non ci siano difficoltà, visto e considerato che cosa? Che l'angelo Gabriele annuncia a Maria che sarebbe diventata la madre del Signore senza intervento d'uomo, ma per opera dello Spirito Santo, sì o no? Quindi è chiaro, la verginità prima del parto è fuori discussione. Maria ha concepito per opera dello Spirito Santo, non per intervento d'uomo. E credo che questa sia una verità. Se uno non ha presente questa verità, beh, insomma, ecco, deve proprio riprendere il catechismo da là, vicino, insomma, ecco. Ecco, Maria è vergine prima del parto. Ma come la mettiamo con Maria vergine anche durante il parto? Perché voi sapete bene che per la conformità fisica e biologica della donna e del bambino che porta in grembo, quando il bambino nasce c'è poco da fare, non te può restare fisicamente vergine, poco da fare. Però c'è un fatto, anzi due fatti nella Sacra Scrittura. Allora, nel libro della Genesi si dice che dopo il peccato originale, una delle conseguenze del peccato originale qual è stata? Che Dio dice alla donna, partorirai con dolore. E le donne che sono qua lo sanno che si partorisce con dolore, no? Può di cantare finché vuoi, ma se dolore. Ecco, si partorisce con dolore, conseguenza del peccato originale. Si partorisce con dolore. Ma se la Madonna era senza peccato originale, allora non ha partorito con dolore, vi pare? Perché non ha portato le conseguenze del peccato originale. Ovviamente questo lo si capisce spiegando poi l'Immacolata Concezione, ma già facciamo un anticipo. Se lei era concepita ed era senza peccato completamente, per lei le conseguenze del peccato originale non ci sono state, o no? E quindi non ha concepito con dolore. Fra l'altro, ecco qui, aggiungo anche un altro passo della Sacra Scrittura. Avete presente la profezia di Isaia? La Vergine concepirà e partorirà un figlio, avete presente? Viene usato come oracolo messianico, no? La Vergine concepirà e partorirà un figlio, quello sarà il segno che Dio vi darà per dire che è vicina alla liberazione, la liberazione che poi Israele ha inteso come liberazione politica, eccetera, eccetera. Bene, purtroppo noi qua siamo costretti a che cosa? Noi, non noi, le lingue volgari, cosiddette le lingue del popolo, siamo costretti ad esprimere i concetti con le nostre lingue, ma molte volte purtroppo le nostre lingue tradiscono quello che è l'originale. Noi per capire le cose molte volte, a meno che non ci vengano spiegate, abbandoniamo i significati originari delle parole. Allora, in ebraico che cosa dice veramente il testo di Isaia? Dice così: concepiente e partoriente, la Vergine ci darà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Avete capito che è tutto diverso? Concepiente e partoriente, la Vergine ci darà un figlio che voi chiamerete Emanuele, che sarà chiamato Emanuele. Quindi Isaia dice che il vero segno non è che la Vergine partorisce, ma che partorisce Vergine. Non solo concepisce Vergine, ma partorisce Vergine. Capito? E quindi era già nell'oracolo messianico il fatto che la Vergine, ci sarebbe stata una Vergine che avrebbe concepito e partorito Vergine. Allora a questo punto però rimane il problema, ma come ha fatto ora, scusate, a partorire? Perché bene o male, insomma, c'è poco da fare, quella è la via, non ce ne sono mica altre.
Ecco, non so se qualcuno di voi ha mai letto il poema dell'Uomo Dio di Maria Valtorta, e molti padri della Chiesa, fra l'altro non è che la Valtorta abbia detto una novità, molti padri della Chiesa hanno confermato questa cosa. È molto probabile che la notte di Natale Gesù, cioè in un certo senso Maria, in un momento di grande trasporto divino, di grande momento di preghiera, eccetera, eccetera, a un certo punto, quindi una profonda relazione con Dio, a un certo punto quel figlio le sia stato dato in mano. Cioè praticamente quel bambino è uscito dal ventre e la Madonna se l'è trovato in mano. Cioè non è in un certo senso passato per la via naturale. Voi direte, e beh, insomma, questa può essere anche un'invenzione, chi è che me lo garantisce questo? Beh, a parte i padri della Chiesa, i mistici, la Valtorta, eccetera, eccetera, che hanno visto proprio così, c'è da dire anche un'altra cosa. Non dimentichiamo mai che Gesù Cristo è vero uomo e vero Dio. E non dimentichiamo mai che, a parte il fatto che nulla è impossibile a Dio, Gesù risorto come fa ad andare dagli apostoli? Apre la porta per caso? No, compare e scompare. Poteva quindi comparire e scomparire dal grembo della madre e andare come bambino in braccio alla madre? Sì, poteva. E sicuramente non c'è altra spiegazione umana per spiegare la verginità durante il parto.